Che differenza c'è tra chi fa i blocchi stradali come gli attivisti del clima e invece chi protesta come gli agricoltori in questi giorni con dei blocchi in strada? Ma io qui non ho visto nessun blocco, ho visto delle manifestazioni autorizzate, al contrario di quelle degli eco-talebani di ultima generazione, che si stanno svolgendo in maniera molto civile e assolutamente non stanno recando alcun tipo di problema. Mi sembra che la differenza sia abissale. È mai incappato lei in qualche protesta degli attivisti per il clima che bloccano il traffico nelle strade italiane? Mai. No, mai. Conosce questo? Sì, no, ma sono contrario a questo tipo di proteste, perché non portano a niente. E non allora... è un po' anche la stessa cosa di quello che state facendo voi? Non è vero. Io qui non ho visto nessun blocco, ho visto delle manifestazioni autorizzate, al contrario di quelle degli eco-talebani di ultima generazione, che si stanno svolgendo in maniera molto civile e assolutamente non stanno recando alcun tipo di problema. Mi sembra che la differenza sia abissale. È morta una persona in una delle proteste che era rimasta bloccata nel traffico in Calabria. Questa è una versione da sciacallaggio, non è assolutamente morto per via dei blocchi, nulla c'entrano i trattori con questa persona che purtroppo ha perso la vita. A posto. Però era in coda. A posto, non è vero, dai. Cosa si sente di dire ai colleghi che hanno fatto magari dei blocchi stradali veri e propri? Allora, io dico una cosa, che oggi gli allevatori, gli agricoltori europei e italiani sono esasperati. E questa cosa porta gli allevatori, gli agricoltori, i risicoltori, i pescatori all'esasperazione. Perciò se c'è qualche eccesso nelle manifestazioni è dovuto solo a quello, alla disperazione economica che oggi risulta nelle aziende agricole. Ma è incappato lei in qualche protesta degli attivisti per il clima che bloccano il traffico nelle strade italiane? Mai. No, mai. Conosce questo tipo? Sì, no, ma sono contrario a questo tipo di proteste, perché non portano a niente. E non è un po' anche la stessa cosa di quello che state facendo voi? Non è vero, perché i comportamenti, sono i comportamenti, i risultati che portano avanti le cose. Io ho visto imbrattare quadri, bloccare strade senza permessi, tutte queste cose. Invece le cose vanno portate con una protesta civile, portate avanti, e poi sono i nostri politici che devono fare delle scelte che mantengano le promesse nei confronti della popolazione e soprattutto dei consumatori.